47. Il pelagianesimo attuale. L'ognosticismo ha dato luogo ad un'altra vecchia eresia, anch'essa oggi presente. Col passare del tempo, molti iniziarono a riconoscere che non è la coscienza a renderci migliori o santi, ma la vita che conduciamo. Il problema è che questo degenerò sottilmente in maniera tale che il medesimo errore degli gnostici semplicemente si trasformò, ma non venne superato. 48. Infatti, il potere che gli gnostici attribuivano all'intelligenza, alcuni cominciarono ad attribuirlo alla volontà umana, allo sforzo personale. Così sorsero i pelagiani e i semi-pelagiani. Non era più l'intelligenza ad occupare il posto del mistero e della grazia, ma la volontà. Si dimenticava che tutto dipende non dalla volontà né dagli sforzi dell'uomo, ma da Dio che ha misericordia e che Egli ci ha amati per primo. 49. Una volontà senza umiltà. Quelli che rispondono a questa mentalità pelagiana o semi-pelagiana, benché parlino della grazia di Dio con discorsi edulcorati, in definitiva fanno affidamento unicamente sulle proprie forze e si sentono superiori agli altri perché osservano determinate norme o perché sono irremovibilmente fedeli ad un certo stile cattolico. Quando alcuni di loro si rivolgono ai deboli dicendo che con la grazia di Dio tutto è possibile, in fondo sono soliti trasmettere l'idea che tutto si può fare con la volontà umana, come se essa fosse qualcosa di puro, perfetto, onnipotente, a cui si aggiunge la grazia. Si pretende ignorare che non tutti possono tutto e che in questa vita la fragilità umana non è guaribile, non è guarita completamente e una volta per tutte dalla grazia. In qualsiasi caso, come insegnava Sant'Agostino, Dio ti invita a fare quello che puoi e va e a chiedere quello che non puoi. Solo o a dire umilmente al Signore, dammi quello che comandi e comandami quello che vuoi.